Buongiorno cari ragazzi, oggi proviamo a rivedere insieme le regole per la corretta esecuzione delle espressioni. Allora, innanzitutto ricordiamo cos'è un'espressione. È una catena, un susseguirsi di operazioni legate una all'altra, che possono essere con numeri naturali oppure no, ma noi inizialmente effettueremo quelle con i numeri naturali. E che contengono vari ordini di parentesi. Ricordiamo che si va dalle parentesi tonde, che sono le più interne, poi le quadre in posizione intermedia e le graffe più esterne. Naturalmente poi possono esserci anche calcoli al di fuori di queste parentesi. L'ordine di esecuzione è sempre prima i calcoli dentro le parentesi tonde, poi quelli dentro le parentesi quadre e poi quelli dentro le parentesi graffe, infine eventualmente quelli esterni. Questa regola di successione vedremo più avanti che in qualche caso può essere anche in qualche modo raggirata, si può barare un po', però bisogna essere sicuri di quello che si fa, vedremo dopo. All'interno della stessa parentesi c'è un ordine preciso di esecuzione anche delle operazioni. Finché dentro la parentesi sono contenute solo addizioni o solo moltiplicazioni, possiamo eseguirle nell'ordine che vogliamo noi. Perché se io ho 3 più 7 più 15 più 9, per la proprietà associativa è assolutamente lo stesso eseguire prima 3 più 7 oppure 15 più 9 o 7 più 15 o anche 3 più 15. Scegliamo la strada che ci porta ai calcoli più semplici. Idem se troviamo esclusivamente moltiplicazioni, ad esempio 6 per 7 per 5. Posso eseguire prima 6 per 7, prima 7 per 5 o anche 6 per 5, come preferisco. In questo caso, quindi, non devo stare particolarmente attento se non a fare i calcoli correttamente. Ma se dentro la stessa parentesi troviamo operazioni diverse come moltiplicazioni e addizioni, oppure addizioni e divisioni, o sottrazioni e moltiplicazioni, in questo caso dobbiamo ricordarci che vanno sempre prima le moltiplicazioni e divisioni. E poi le addizioni e le sottrazioni. E l'ordine da seguire tra moltiplicazioni e divisioni, oppure tra addizioni e sottrazioni? Sempre fare prima quella che viene prima. Ma vediamo alcuni esempi, cerchiamo anche di capire un po' meglio il perché. Immaginiamo di avere 3 più 5 per 8. La prima operazione che compare è il 3 più 5. Ma sappiamo per regola che dobbiamo invece fare prima 5 per 8. Ma perché? 5 per 8 vuol dire 5 volte 8. Quindi è come se io qui avessi il 3 più una sfilza di 8, 5. Scusate, di 5 e 8. Quindi 8 più 8 più 8 più 8 e più 8. Ora qui vediamo chiaramente che l'8 si ripete 5 volte. E questo 5 volte corrisponde al 5 che era scritto qua. E il 3 invece compare una volta sola. Se io qua avessi eseguito in questo modo 3 più 5, 8 per 8, avrei considerato 8 volte non solo il 5, ma anche il 3, perché in questo 8 ci stanno il 5 e anche il 3. Invece è evidente che la strada giusta è questa. E l'unico modo per ottenere questo risultato è moltiplicare prima il 5 per 8, lasciando il 3 così, svolgendo 5 per 8 e calcolando il risultato in un secondo tempo. Se trovassimo invece una sequenza di addizioni e sottrazioni, supponiamo 7 meno 2 più 3 più 1.
Qui devo stare attenta perché non posso eseguire nell'ordine che preferisco io. Non posso, ad esempio, fare questo calcolo qua. Questo è sbagliato. Proviamo a vedere perché. L'espressione, così come è scritta, vuol dire che parto dal 7, tolgo 2, aggiungo 3 e aggiungo 1. Eseguiamo questi calcoli. 7 meno 2, 5. 5 più 3, 8. 8 più 1, 9. Questo è il risultato giusto. Se io facessi prima 2 più 3, mi troverei così. 7 meno 5 più 1. Non è assolutamente la stessa cosa di prima. Proviamo. 7 meno 5 è 2, 2 più 1, 3. No, questo è sbagliato. Così come sarebbe sbagliato se avessimo questa sequenza, fare prima 3 per 2. Perché la sequenza corretta è prendo 24, divido per 3 e ottengo 8, 8 per 2, 16. Questo è il risultato giusto. Ma se io facessi 24 diviso 6, ottengo 4, che non è affatto la stessa cosa, anche questo è sbagliato. Quindi ricordiamoci, se troviamo moltiplicazioni e divisioni insieme a addizioni e sottrazioni, sempre prima le moltiplicazioni e le divisioni. Ma se troviamo moltiplicazioni e divisioni, oppure addizioni e sottrazioni, le eseguiamo sempre nell'ordine in cui sono scritte, da sinistra verso destra. Probabilmente penserete che difficilmente verrà voglia di fare prima delle operazioni che vengono dopo, semmai bisogna stare attenti al contrario. Però questo potrebbe succedere se avessimo delle parentesi. Supponiamo di avere una parentesi tonda con dentro alcuni calcoli. E poi seguita da una divisione e una moltiplicazione. È facile che venga voglia di eseguire questo 2x3 perché è isolato fuori dalla parentesi e mi sembra di far prima se svolgo il calcolo in questa maniera. E in realtà no, sarebbe sbagliato perché appunto dividere per 2 e moltiplicare per 3 non è affatto la stessa cosa che dividere per 6. Il modo giusto di lavorare è svolgere prima queste operazioni dentro la parentesi tonda. Fare il calcolo, vediamo 74 meno 12 fa 62, meno 40, 22. Diviso 2 per 3 lo ricopio e poi 22 diviso 2, 11, 11 per 3, 33. Se avessi fatto prima questo calcolo, il 2 per 3, mi sarei trovata alla fine a fare 22 diviso 6. E mi sarei anche accorta che qualcosa non andava perché questa divisione ha resto. Non che non si possano fare le divisioni al di fuori dei numeri naturali, ma per il momento noi stiamo lavorando esclusivamente con i numeri naturali, quindi se trovate sottrazioni che darebbero risultati negativi oppure divisioni che darebbero risultati decimali, è un segnale d'allarme che qualcosa abbiamo fatto di sbagliato precedentemente. Proviamo ora a svolgere insieme questa espressione, così potete vedere anche il modo migliore per organizzare i passaggi. Allora, iniziamo da qua. Vediamo che c'è una parentesi quadra, dobbiamo svolgere i calcoli dentro le parentesi tonde, quindi saranno queste due quelle che calcoleremo per prime. Il resto va ricopiato. Quindi aperta quadra. Qui ho 12 meno 2 per 4, mi devo ricordare di far prima il 2 per 4, quindi qui ho 12 meno 8, quindi ho ricopiato il 12 e al posto di 2 per 4 ho scritto il risultato 8 meno. Adesso qua dentro ho una sola operazione, la svolgo subito, 28 diviso 7 fa 4, non ho altri calcoli, quindi elimino la parentesi tonda perché ho concluso i calcoli che conteneva e scrivo il risultato. Il resto lo ricopio.
andiamo a capo, finiamo questa parentesi tonda. Questa la ricopiamo. 12 meno 8 fa 4, meno 4 più 3 più 12 per 2 diviso 24. Ok, adesso siamo obbligati a fare una sola operazione alla volta? No, se siamo capaci di eseguirla mentalmente, ne possiamo fare anche 2, 3, basta che rispettiamo l'ordine. Ad esempio qua dentro, dentro la parentesi quadra, abbiamo sottrazione, addizione, addizione, moltiplicazione e divisione. Cosa si deve fare prima? Moltiplicazione e divisione. In che ordine? Quello che si pone, e cioè 1 e 2. Eseguiamo. 4 meno 4 più 3 più, fermiamoci. Proviamo mentalmente. 12 per 2, 24. 24 diviso 24, 1. In questo modo abbiamo fatto due operazioni insieme. Se siete bravi potete farne anche di più. Adesso la parentesi quadra. 4 meno 4, proviamo a fare tutto a mente. 4 meno 4, 0. 0 più 3, 3. 3 più 1, 4. Eliminiamo la quadra perché l'abbiamo svolta tutta. Per 2, 4 per 2, 8. Questo è il risultato finale. Vi dicevo che in alcuni casi si possono aggirare un po' le regole. Ad esempio, prendiamo questa espressione come esempio. In teoria dovrei cominciare dalle parentesi tonde. Fuori dalla tonda troviamo meno 22 più 2 per 3. Il 2 per 3 non potrei svolgerlo subito in teoria perché è fuori dalla parentesi. Tuttavia, basta pensare che quando avrò finito la parentesi tonda, e questo vale anche se la parentesi tonda dovesse essere lunga e complicata, dovrò comunque fare il risultato di questa parentesi, meno 22, più il prodotto di 2 per 3. 2 per 3 è una moltiplicazione, avrà sempre la precedenza sulla addizione che viene prima e anche sulla sottrazione che viene ancora prima. Quindi se io facessi così, 42, che è il risultato della parentesi tonda, meno 22 più 6, avrei in qualche modo aggirato la regola perché ho svolto anche un calcolo che era fuori dalla parentesi. Però se sono sicura che questo calcolo andrà fatto comunque prima dei risultati, non ho problemi, è corretto, posso farlo. Infatti, vediamo 42 meno 22, 20 più 6, 26. Se avete voglia di provare a svolgere l'espressione lasciando 2 per 3 ed eseguendo secondo le regole prima la parentesi tonda, vedrete che il risultato vi verrà uguale. Attenzione però a non fare cose di questo tipo. Per esempio, se io facessi così, avrei già sbagliato. Questo 3 non va bene. È il risultato di 4 meno 1, ma 4 meno 1 non può essere eseguito perché prima c'è un diviso e la divisione sappiamo che ha la precedenza sulla sottrazione. Quindi per forza di cose devo prima eseguire la divisione e poi la sottrazione. Ma è chiaro che per eseguire la divisione dovrò prima aver finito il calcolo dentro la parentesi. Quindi il 12 più 8 lo lascio perché effettivamente è corretto, ma devo lasciare diviso 4 meno 1. 12 più 8 fa 20, 20 diviso 4 meno 1 continuo a lasciarlo, 20 diviso 4 5, 5 meno 1 4. Questo è il risultato concreto. Corretto, scusate. Bene, ora qualche consiglio per la procedura. Ricordatevi di eseguire le espressioni sempre con calma, il ritmo deve essere quello che vi viene naturale. Non cercate di essere più veloci di quello che riuscite ad essere. Ci arriverete col tempo, con l'allenamento. Ma non è una gara di velocità.
È molto meglio fare un numero minore di espressioni, ma corrette, piuttosto che farne di più sbagliando. E quando vi capita di sbagliare, non sempre ve ne accorgete naturalmente, però chiaramente si cominciano a venire risultati con numeri molto grandi, o con numeri decimali, o con numeri negativi. State attenti perché è un chiaro segnale che qualcosa non ha funzionato. In questo caso la cosa più semplice è togliere il foglio e ricominciare l'espressione da capo, perché cercare l'errore tornando sui propri passi in teoria potrebbe essere corretto, ma spesso è molto più complicato. Quindi pazienza, aiutatevi con l'uso della tavola pitagorica se ne avete bisogno, tenete a portata di mano un foglio di brutta copia dove fare eventualmente in colonna alcuni calcoli che potessero essere un attimo più complessi. E abbiate pazienza, allenatevi e vedrete che verrà fuori. Buon lavoro!